che cambia siamo noi. Da una piccola ricerca che abbiamo effettuato abbiamo scoperto che la preoccupazione numero uno in termini di emissioni di CO2 da parte della Comunità Europea, del Parlamento australiano, del Parlamento canadese e del Congresso statunitense sono i data center. Ora, questa è una notizia che non sa nessuno. Se si prende in considerazione la parte del mondo, fra virgolette, occidentale, quindi Europa, Nord America e Oceania, i data center costituiscono i massimi emettitori. Exe.it nasce nel 1988 come azienda di informatica dedicata ai servizi. Quando nacque internet, immediatamente Exe si è messa a fare hosting, a fare quindi siti internet, providing e cose di questo genere. Il nostro cliente tipicamente paga un canone mensile per i servizi che ottiene e in quei servizi può esserci completamente tutto l'IT di un'azienda. Facendo questo vivevamo già da parecchio tempo nella nostra sede vecchia di Bologna su di un oggetto che si definisce data center. In quanto data center offriamo tutti i servizi tipici da data center, fornitura di tutto il servizio informatico e tutto naturalmente sempre a canone. Quando abbiamo compiuto il 25esimo anno di età, abbiamo deciso che era ora di costruire il nostro data center. La nostra idea era quella di provare a costruire, progettare e realizzare il primo data center d'Europa a emissioni zero. Non ci siamo riusciti perché mentre noi costruivamo questo, e sto parlando di 2 anni fa, ne hanno costruiti altri 4 che adesso sono 9, quindi questo è il decimo, però dove sono gli altri 9? Sono tutti in Scandinavia. Quindi quello dove ci troviamo in questo momento è l'unico data center a emissioni zero tra Amburgo, Lisbona e Atene. Come abbiamo fatto ad arrivare al risultato delle emissioni zero? Tutto il data center è costruito in legno, legno sopra, legno sotto, legno in mezzo, pareti di legno. Il legno ha delle tipologie di efficienza termica non comparabili con qualsiasi altra tipologia costruttiva. Quindi il legno è il 50% del risultato. Si aggiunga a questo il tetto completamente fotovoltaico, è sufficiente, anzi in sovrapproduzione. Il fatto che i nostri armadi rack, cioè che sono quelle strutture dove dentro si infilano i server fisici, sono a bassissima densità, ovvero in un rack standard si possono mettere 42 server, noi ne mettiamo massimo 21. Alta temperatura di funzionamento, di solito in un data center si lavora a 18, 19, massimo 20 gradi, noi lavoriamo a 26, 27, anche 28 gradi. Naturalmente tutto è studiato in funzione di questo. Un'altra cosa è la rinuncia totale ai dischi rigidi. Nel nostro data center ci sono solo memorie allo stato solido come quelle dei nostri telefonini. Il risultato è che noi condizioniamo soltanto il 21% del tempo annuo contro il 100% di un data center tradizionale, che peraltro consuma il 55% del totale proprio per condizionare. L'azienda è nata nell'88 soltanto da 2 persone, che siamo io e mia moglie. Molto velocemente abbiamo cominciato ad assumere personale, abbiamo raggiunto quasi subito le dimensioni attuali, cioè la 20ina di persone. Noi siamo anche una SB. SB sta per società benefit. Sono società rigorosamente profit che però formalizzano e rispettano una particolare attenzione all'ambiente, al sociale o a entrambe le cose. Noi quando siamo venuti a conoscenza di questa tipologia di certificazione abbiamo detto subito: questa fa assolutamente per noi. Lo dimostra anche il nostro stabilimento. Ci sono tante aree che sono dedicate unicamente al benessere delle maestranze. C'è ad esempio una sala musica, c'è una taverna, c'è una palestra, ci sono gli orti, tutto a disposizione di tutti. Questo rende ovviamente più gradevole il vivere in un posto che porta via tanto tempo della nostra esistenza, cioè il luogo di lavoro.
L'Italia che cambia è un concetto che spero sia vero, perché l'Italia ha bisogno di cambiare. In alcune parti sta cambiando molto, in altre non sta cambiando per niente, in altre sta cambiando sì, ma in peggio. E allora speriamo che l'Italia che cambia sia un'Italia che cambia in meglio.